Ma che questo caldo. Sono stanco, bestiacci, sono stanco stasera. Sono sfiacco. Sono sfiacco, esiste in italiano? Non lo so, lo inventiamo noi, lo inventiamo stasera. Sono sfiacco. Sono uno straccio, sono uno straccetto. Stasera sono veramente rincoglionito perché il caldo non mi dà tregua, anche se non ho fatto un cazzo oggi. Forse è per questo che chi meno fa, meno ha voglia di fare, così dicevano gli schiavisti. Bestiacce, bentornati, è un piacere avervi qua in questa incredibile serata. Mi mangio una golia. Wow. Dedicata alla Horror Night. La Horror Night, non vi sto mandando a fanculo, mi prude molto l'occhio. La Horror Night su Madison, Mad High Son, che in inglese vuol dire pazzo. Ciao, figlio. Una live dove un personaggio. E qua ragazzi ritorna come solito il 2022, un ragazzo dalle dubbie, ecco, frenesie, decide di fotografare i muri di casa alla ricerca di una risposta. È lui il demone? È lui o non è lui? Ma certo che è lui, questa è la realtà. Grazie mille chi l'è? Alfa 560, ciao bestiaccia, ciao, un piacere averti qua. Rotuban Halla. Allora, da chi... Allora, mi sentirete scaracchiare, mi sentirete... Mugugnare con la bocca non mi importa, il bello della ASMR, il bello della diretta, adesso vi saluto. Su YouTube dovrebbe uscire o domani o dopodomani o quando cazzo ne so io la terza puntata di God of War e potrebbe essere anche l'unica di questa settimana, quindi questa settimana forse ne esce una, poi settimana prossima ritorneranno ad essere due bla bla bla. Ma nel mentre che divento blu, se torno indietro, non so perché se mi tiro indietro divento blu. Boh, fa un po' quel cazzo che gli pare la telecamera. Comunque, questa settimana, venerdì, non ci siamo. Né io né Andrea. A Cipigna. A Cipigna, ve l'avevamo già anticipato settimana scorsa, però venerdì non ci sarà la live. Quindi se siete andati su Discord a cercare la programmazione della settimana, twist, incredibile ma vero, quella programmazione non è mai affidabile. Chi l'è? Angioletto, grazie mille, Rotuvalhalla. E anche Gabri Bila, grazie mille, Rotuvalhalla, anche a lei, un piacere, vi saluto. Flachito, punto, Natalk. Saril, Lorix, Nabert, figa però. Sono intelligent, Peachy Feelings, Elena, Pale School, la nonna nonna, Alex, Fumiko, Zizi, patata al forno, uovo sessuale, beh, ognuno c'ha il suo, ecco. Dark, Magic, Noemi, Cryan, ciao, sono una mela? Che bello? Porca puttana. Jaco, Michael, Dio, Jadux, Cryoprolex. One set Pino, ragazzi, però veramente. Allora, quando dovete scegliere un nickname, fate una sequenza alfanumerica. Ve l'ho detto mille volte, è più facile da leggere, è più facile da ricordare. Non scrivete ste robe, perché non si capisce un cazzo. Marco Low, Einar Hodinson, Mono Six, attenzione. Qualcuno di nuovo? No, c'era qualcuno di nuovo. Avevo letto un messaggio evidenziato. Puttana troia, me lo sono perso. Oggi voglio essere scurrile. Oggi voglio darvi fastidio alle orecchie. Chi l'è? Enrico Colon, grazie mille, Rotuvalhalla, per i 9 mesi. E Andrea D'Angelo, grazie per i 100. E The Python, grazie per i 100 ancora. Grazie, bestiacce, grazie per il supporto. È solo grazie a voi che mangiamo ogni sera del cibo un po' scadente, preriscaldato. Però comunque, insomma, è comunque grazie a voi. Chi è? Martina, grazie. Ciao, bestiacce, ciao. Gon, grazie mille per i 21. Basta, chiudiamo con Gon. E niente, ci vediamo domani alle 21:30. Ciao! Siete pronti? Siete pronti perché quello che state per vedere è ciò che avete visto altrove, ma giocato male. Questo è Coop TV. Questo è Coop TV. Questa è la quintessenza del horror. Sto alzando l'hype perché di per sé nel gioco non succede mai un cazzo. Io cammino, ogni 5 minuti ascoltiamo un audio, una videocassetta registrata, un nastro registrato che dura 30 minuti d'audio e poi in sostanza c'è un jumpscare a puntata. Sì, è giusto dare quello che... è giusto dire la verità, ragazzi. Questo gioco è poco horror, ammettiamolo. Questo gioco è poco horror e adesso per lo più poco anche divertente. Cosa? Però, comunque... Ha una storia, una narrazione interessante. Vediamo di cercare di capire dove andrà a parare, perché ci sono gli enigmi stancano il cervello poi questo qua, soprattutto quello di cui sono dotato, è un cervello che ha poche connessioni neurali. Quindi dovete darmi una mano e non scrivete in chat tutti quanti insieme 10.500 risposte. Quando farò questo segno, questa gesture qua, l'avete già vista, dai, sicuramente l'avrete già vista da qualche parte, è di moda adesso tra i giovani che fanno uso di sostanze e i nonni quando hanno l'ictus. Ok, perfetto. Quando vedrete questa gesture,
Mi raccomando, beh, chiamate intanto un'ambulanza e poi soprattutto appropinquatevi a darmi la risposta corretta per per l'enigma che andiamo a vedere. Sapete adesso tutte quante le regole? Siete pronti? La password è 12345. Ciao Ema, ciao bestiaccia. Cryo Fear è lunedì. Cryo Fear non so quando... No, oggi non è Cryo Fear, oggi è Madison. Oggi è Madison. Vabbè, intanto iniziamo. Ma che qua io sapevo perdere tempo. Oh, ma che meraviglia. Si sente l'audio? Yes, I do. Kathmandu. Let's go. Ma che bella mano. Guarda che bella mano di sei dita. Meravigliosa. Meravigliosa. La password del PC. Allora, chi di voi come password per la banca ha le sue... i suoi dati, ossia la data di nascita. Ecco, tu che hai la data di nascita, beh, sono cazzi tuoi adesso. Ma ah, ok, no, perché non c'era scritto non c'è scritto premi nessun tasto, un cazzo. Continua, carica. Normale 37%. Come potete vedere, la normalità sta aumentando pian piano che avanza l'età. Adesso siamo normali solo al 37%. Let's go, go, go. La foto di Luca. Ma erano 5? Chi? Oh Cristo, no. Figa, iniziamo così. Allora sì, mi ricordo, avevamo lasciato in questo punto abbastanza interessante. L'accendino era qua da qualche parte. C'era l'accendino, eccolo qua. Ci siamo, ci siamo. Equipaggia. Mamma mia. Dico, l'audio com'è, ragazzi? Si sente? Si percepisce? No, non c'è la Madonna qui, c'è altro. Ma andiamo a vedere. Allora, dovrei fare delle foto, teoricamente, con la macchina fotografica, vedete? Ma non abbiate paura, perché i punti in cui il mostro compare sono scriptati. E noi già uno l'abbiamo sgamato. Cerchiamo di essere realistici, ragazzi. Cerchiamo di essere... Non potrebbe... Non può essere quel gioco che fa paura. No. Non fa paura, tranquilli. Le impronte si sono fermate. L'inquietudine. Ecco, vedete, qui io ci faccio la foto e c'è il mostro. Siete pronti? Attenzione, eh. Ah no? Allora è di qua, guarda, aspetta, siete pronti? Ah no? E niente. Procediamo dritti? Ma che cazzo ne so. Let's go, go, go. Come fail? Epic fail. Epic file. Mi sto un po' cacando. Ah, ma c'è da fare una foto qui. Collezionabili 4 su 20. Adesso è dietro di noi. La sagra dell'ovvio. Stasera, ragazzi. Ci si è propinqua. Si gode. Era abbastanza ovvio. Avete avuto paura lo stesso? Beh, ovvio. L'audio è quello che mi frega. Il volume, sparato a 1000 nelle orecchie, nei timpani. Poi non devo capire perché ogni mostro di ogni videogioco è seguito da una cazzo di orchestra composta da un quartetto di corni. Ogni volta che parte il mostro deve partire o un violino o qualcosa che rompe i coglioni. Del cordame, solitamente. Il cordame. Oh oh, si è spenta la luce. Ah già, devo abbassare la webcam per sto gioco, perché sennò non vedete il numero di collezione. Vabbè, chi se ne frega, lasciamolo lì. Bene, ottimo. Come, come? Vi state annoiando? Aspetta, sta a vedere. Beh, non succede un cazzo, ragazzi. Luca? Qualcuno ha detto Luca? Attenzione, oggi su come è fatto il sifone di casa vostra non finisce più. Cheese! No? Cheese! Porca troia. È più inquietante non vederlo che vederlo. Com'è sta cosa? Non c'era... Almeno mi sveglio, dato che sono un po' rincoglionito stasera. Andiamo di qua. O andiamo dove c'è il mostro. Andiamo dove c'è il mostro? Sì, stiamo camminando nell'acqua. Acqua o liquidi. Andiamo dove c'è il mostro. Era di qua il mostro? E mo? Io non voglio vedere. Ah!
Attenzione. Cheese! Però adesso accendo e c'è. No. Strange. Really strange. Oddio, oddio, oddio. Ecco, qui mi mette ansia. Non so perché, perché qua c'è il mostro. Seguiamo il mostro? Oddio, ma c'era. E ragazzi, non è che dico bugie. Ancora non l'avete capito? Ma c'è un simbolo sul tavolo. No, 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 no. Luca, un cazzo, Luca. Luca non c'è. È andato via. Notare comunque, tra l'altro, che qua stiamo parlando. Sei un personaggio che palesemente ha dei gusti. Porca puttana. Raffinati, ecco. E si chiama Luca, a quanto pare. E vi ricordate come faceva quella famosa canzone? Luca era gay? Vediamo se ci dobbiamo spaventare. Io guardo per terra. Aspetta che vinco. Porca puttana. No! Cheese! Non mi piace. È qua dietro. Great. Non finisce più, ragazzi. Ah, mo' al contrario. Al contrario adesso. Boh. Ho avuto più paura. Il bello che... Allora, a parte gli scherzi, qui è una costruzione sbagliata di quello che è il momento horror, orrorifico, ok? Ormai ho ben giocato abbastanza horror per capire dove vanno a parare le cose. Però, posso avere più ansia prima che quando vedo il mostro? Oi, babà. Ho più ansia adesso di quando lo vedo. È fatto un po' male o sbaglio? Grazie, grazie mamma. Somiglia un po' a De Sica. Ah, è una dead end? Attenzione. No? Strange. È il Gabibbo, comunque. Quello è chi... voi non sapete chi c'è. Nessuno sa chi c'è dentro il Gabibbo. Ecco, c'è questo dentro il Gabibbo. Delicatissimo. Attenzione, però. Sento qualcosa. Attenzione, si è zittito tutto. Bah. Ok, Luca, viene da destra. E andiamo a destra. E io guardo giù, però. Luca. Ah. Luca. 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 Psst, ehi. Oh no. No, 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 no. Luca. Porca troia. Qui arriva il jumpscare. Qui arriva il jumpscare. Ci sarà il momento in cui si fionderà contro la telecamera, no? Ah, immondizia. Oh, mi sento a casa. Segni di civiltà. Sì, funziona così. No, no, no. Oh, no, no. Perché si spegne l'accendino da solo? Dove cazzo stai? La fine di sto tunnel di merda ci sarà. Cheese! Ma è incredibile, so quando sbuca. Cioè, percepisco quando sta per sbucare. O è scriptato che se fai la foto compare? Non sta finendo sta boiata. Allora, sentiamo se dice Luca, perché io penso dobbiamo seguire la voce. Aspetta però, eh. E niente. Let's go. Luca. Shh. Oh, fotografie. Ci siamo. Ci faccio una foto anch'io. Ok, aspetta, qualcosa di nuovo. Forse stiamo arrivando verso la fine. Mani di nuovo. Ma siamo tornati indietro? No, se siamo tornati indietro. Ragazzi, siamo tornati indietro? No, eh. No, si può tornare indietro? Quella! C'è una porta. Ma lui c'è, lui è davanti a noi ancora. È ancora davanti a noi. No, 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 no.
Piano, Bonnie. Attenzione, stiamo per avere un jumpscare. Stavolta sento che ci sarà un jumpscare. Io non avrò paura, ormai temperato dagli altri 1000 jumpscare precedenti! Oh, Cristo Dio. È dietro di noi. È dietro di noi. Siete pronti? Ma scusami, eh. Ma che cazzo è? Luca, Luca, lo sento. Qua non possiamo fare niente. No? No. E mo? E boh. We are fucked. È uno street photographer. Fotografa i piedi della gente. Fotografa la gente senza piedi anche, perché c'è un kink in reverse. Strange, grazie mille. Vedi? Strange. Grazie, Ruto Valhalla. Sto per ansimare talmente tanto da inghiottire la Goliaco in gola. Un fischietto umano. Sto provando noia in un horror. Come facciamo, mo? Come cazzo facciamo? Cioè, fate voi. Ma è come Visage, ragazzi. Non succede un cazzo, cioè... Che? Si dice shoot fotografico perché la macchina fotografica diventa come un'arma e l'obiettivo diventa il nostro obiettivo. Ancora, siamo ancora qui. E lui ancora lì. No? Strano. Dio. Mi sono un po' perso, ecco. Attenzione. Di qua, proviamo di qua, che cazzo ne so. Mettiamo Cry of Fear. dobbiamo finirlo Cry of Fear. E no ragazzi, che volevo iniziare la settimana così, con tranquillità. Quindi ho detto, ma quale horror night migliore di un horror night che non è horror? No vabbè, a parte gli scherzi, è stato horror finora, ma adesso che c'è il mostro pare di meno. Pare di meno, non so perché. Cioè sto livello dovrebbe mettere più ansia che altro. Va bene. Però non lo so. Non so, non voglio rovinarvi il momento, ragazzi, però... Boh, non so. È che è lungo, poi non finisce più. Oh, oh, qualcuno mi ha spento. È tutto fottutamente uguale, già. Ma secondo me sto cannando qualcosa io. Perché ho provato a seguire la voce di Luca, la voce che dice Luca Luca, però non succede un cazzo. Proviamo a guardare le foto. Beh, con le foto non si vede una minchia. Siamo tornati qua, più o meno. Mo siamo tornati qua, proviamo ad andare di qua. Olè. No, e di qua ci siamo già stati, forse. Non so, è che è tutto uguale. Le foto al muro, poi guarda le foto, ti indica la strada. Si vedono le mani. Minchia, come cazzo... Aspetta, allora, aspetta. Col tasto triangolo si accedeva. Cristo. Allora, qua ci sono le mani. No, ragazzi, non ditemi sta roba. Io non posso stare qui a fare... No, ragazzi. No, cioè, capite, non so dove mi trovo. Io non posso seguire ste minchiate qui. Cioè, io devo fare le foto al muro. Sul muro, se trovo le mani, devo seguire la zona dove sono le mani. Siete fuori di testa. Quindi ogni 2 secondi devo stare qua a fare le foto, cazzo? E vedere se si vedono le mani sul muro? Minchia, ma che due coglioni, ragazzi, ma siamo seri? Si vedono le mani, sì, si vedono le mani. Quindi andare di qua. Oh no! Ma che due palle, ragazzi. Allora, aspetta. Però comunque seguire il mostro pare la prospettiva migliore. Qui le mani non si vedono, ma di qua si vedranno.
Se viene bene ci metti un attimo, certo. Qua ci sono le mani. Allora dobbiamo continuare per di qua. Cucù, no? Strano. Ora, il mostro è di qua? E... Macarena. Andiamo a vedere la foto. Sento un leggero... No? Quindi è di qua. E... Vediamo un attimo. Sì, è per di qua. Cristo Dio. Ma è timido. Sono io che seguo lui o lui che segue me? Vabbè, però stiamo nella strada giusta a sto punto. È un po' timido. D'altronde c'è un paparazzo. Allora, aspetta però, fermi. Forse la strada... Vabbè, sicuramente questa è la strada giusta. Esatto. Però mo c'è il bivio. Il bivio ci dice dove cazzo dobbiamo andare? Chi lo sai? Tra l'altro, pensate a giocare in modalità difficile. Cioè, in modalità difficile gli shots, le fotografie sono limitate. Ok, c'è una mano. Bene. Proviamo a vedere di qua a destra. Olè. Ok, pare a destra, però per sicurezza diamo un'occhiata anche a sinistra, per spaventarci. Vediamo se a sinistra ci sono le mani, perché se ci sono le mani anche a sinistra, questo trucchetto non funziona più. No, è a destra. Rifacciamo la foto a destra per spaventarci. No? Ottimo. Let's go. Bonnie, Bonini, Bonnie. Calmi, Bonini, calmi, Bonnie. Sentite che la musica si abbassa. Il respiro profondo, sì, sì, sì. Respirate col naso, inspirate con la bocca. Un po' alla volta, ragazzi. Qui è un corridoio, quindi. Qui è un corridoio. Luca, sentiamo Luca, Luca. Attenzione! No. Ah beh, però c'è un bivio di nuovo. L'ennesima. Per l'ennesima. Mi sto un po' flagellando, ecco, le gonadi. Pare essere la strada giusta. Olè! Simpatico! Però non ho visto se è la strada giusta, vaffanculo. C'era di mezzo lui. Fotobomber qua, non mi fa fare la foto ai muri. È giusto di qua? Sì. Let's go. Ma non è lui, Luca. Luca siamo noi. Questo è chi? Non so chi cazzo. Questo, ma poi ha le tette calanti. Luca, che ti è successo? Non è lui, Luca. Vai direttamente ad accendino? Eh? No, l'accendino non mi fa vedere le mani sul muro, sennò ragazzi le... Che è successo? Ho visto un appendice. È andato a destra. Ma si muove però, attenzione. L'ansia può venire. Fermi. Bonnie! No, qui non c'è. Oh Cristo, no, che casino, ragazzi. Quanti cazzo di bivi, no? Non c'ho voglia. Non vedo, è dritto. Sì, è andato di qua. Ma porca di quella porca. Boh. Ok, mo è andato a destra. Cheese! È giusto? Vabbè, dobbiamo seguirlo, mi pare. Ragazzi, per sicurezza faccio la foto, così capiamo se la strada è corretta. Oddio, non capisco, è questo. E mo è andato a sinistra. Ah! C'è qualcosa lì! Ah, però! Ci andiamo, Spavaldi? Mi ci infilo? Stiamo per avere un jumpscare elegante. Via. Oddio, 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 oddio. Bonnie, calmi, va tutto bene. Qua arriva l'ansia perché alla fine del tunnel c'è la sorpresa. Sta bene. I gotta get out. We gonna get out over there. Attenzione, ritorna tra 3, 2, 1. Ah, però, accogliente.
E niente. E questa roba è tutta sotto casa? Eh no. No. Qui c'è da chiamare un geometra, ragazzi. Qui c'è da sanificare. Le croci non sono al contrario. Sì, sono al contrario le croci. Giusto. Attenzione, il mostro è ancora tra noi. Il mostro siamo noi. Attenzione. Mi infilo. È buio pesto, porca. Non si vede un cane, non si vede. Il cane ha leggermente cagato nel mentre. Giustamente, probabilmente l'ho spaventato io. Non si vede nulla. Cioè, ci sono... E io guardo per terra. Non si vede una ciorra. Termine tecnico. Buono, bene. Ma è un cimitero? Abbiamo un cimitero sotto casa? Bene. Si sono palesemente ispirati al film The Nun. Chi cazzo l'ha mai visto? Non l'ho visto, francamente. Quindi non saprei, ragazzi. Voi siete esperti. Io no. Ma basta con sto Vecna, avete rotto i coglioni, ragazzi. Basta, vi prego. Avete visto una cosa, Stranger Things, e mo tutti Vecna. Ogni volta che sento un cazzo di ding dong, come se non esistessero gli orologi a dondolo da 1500 anni. Basta. Basta, vi supplico, basta. Basta. Ma mi si è frantumato un dente insieme ai coglioni. Basta. Foglioline. Un cimitero. Come sono arrivato qui? Ma esatto, poi Vecna è un coglione. Cioè, diciamo le cose come stanno. Che cazzo di personaggio è? Uno che perde con una bambina. Tsukuli, grazie. Tsuki, grazie mille, Rotvalhall. È uno di quei cattivoni tipo Voldemort, è un idiota. Stefano, attenzione. E chi cazzo è, mo? Stefano, scusate. Cioè, chi cazzo è adesso? Vabbè, abbiamo una foto della tomba di Stefano. Dal 1995 al 2000 non si sa. Stefano, attenzione. Shaolin Dave. Bene, Mechalias. Lisa... Helbig, Lisa Inferno Grande, Gronk, ma che cazzo sono gli sviluppatori? Io... Perché sono nomi un po'... Vai, viene la luce. E quindi? Ferraro Rocher, Ferraro Nicolas, sì, sono gli sviluppatori, mi sa. Antonio Christian Lane... Must Joe, rip, va bene. Bene. Allora, seguiamo il ding dong. Vecna? Qui, bello. È qua, è di qua. Dan Gregg? Sta finendo il gioco, ragazzi? Cioè, sta per finire il gioco? Domanda tecnica. No, perché se finisce te non so poi che cazzo fare dopo. Dobbiamo metterci a fare Cry of Fear. Ma dai, quando è la mia... Dai, ci sarà la tomba aperta, toccherà a noi. Su. 1953. Stiamo tornando indietro, eh? Jumpscare elegante? Mi fatti specie? Ryan Grant. Craft. Ryan Craft. Cazzi, non mi sono... Ma che è illegale? Attenzione, c'è qualcosa. Se qualcosa di alto e magro ci corre in faccia, io smetto di giocare. Questo posto sembra abbandonato, certo, quindi i rintocchi li sentiamo così a cazzo. C'è il campanaro, oppure sono quelle simpatiche... quei campanili elettrici. Perché anche a loro devono togliere il lavoro, anche i campanari ormai. No, ragazzi, alto e magro non va bene. Piuttosto basso e largo. Ah, si scende ancora. Stuptiteers Cathedral. Non vedo. Vedessi. Sapessi. Cosa sto facendo, Dio? Stiamo scendendo le scale. A pioli.
rotte e abbiamo anche la geniale malsana idea di scenderle col buio, dunque cosa facciamo? Per essere ancora più in sicurezza decidiamo di usare una mano in meno, di tenere in mano un accendino. Geniale. Con cosa ti tieni? Bella domanda. Nelle precedenti puntate di Mamma ho perso l'aereo. Kevin! God. How did I end up here? Perché ha chiesto a Dio come è finito lì? Sto giocando? Ah sì, sto giocando. Bello! Chi è che ha vandalizzato sta chiesa? Ok, ci siamo risvegliati in un'altra sezione, un altro livello. Finalmente siamo fuori dalla casa. Dai, allora ottimo. C'è una scritta per terra. Guardate come nessuno può fermare la potenza dell'arte. La potenza del bisogno. Guardate che roba, in questo caso specifico dei writer, la potenza dell'eroina. Attenzione, qualcuno bussa alle porte. Fateci entrare. 2022. Ma la fotocamera ce l'ho. Ma tutto al buio per forza, cioè nel senso. Che è stato? Ah, visita i nostri labirinti da... No, labirinti d'arte bibliche. I nostri labirinti vengono aggiornati ogni anno. Cattedrale di San Jupiter. Ah, ecco che cazzo era San Jupiter, quelle cacate lì. Ah, ma c'è la strada, Blue Maze. Allora, dobbiamo andare dritti, sinistra, destra, destra. E poi siamo fottuti. Ragazzi, ve lo ricordate voi? Fate uno screenshot, per favore, voi che siete giovani e che sapete fare più cose insieme. No ragazzi, non i labirinti, non c'ho voglia, cioè mi rompo i coglioni. Tralasciando il fatto che non vedo una minchia. Orca troia, orca. Non si vede un cazzo, stavolta non ho neanche l'accendino. Ma ce l'ho l'accendino? Ma non avevo l'accendino, scusami. Non è che l'ho perso giù, scusate, fatemi tornare indietro. Magari dove sono caduto c'è l'accendino per terra. Che ci ho pensato adesso. O posso usare una candela? Ah, c'è una candela qui. Che cazzo è stato? Usiamo la candela. Non possiamo accendere la candela con un'altra candela? Pare di no. Pare di no. Incredibile. È il suono che te la sei messa in tasca? Vabbè, minchia. ...1987... Ah, ok, cambiamo l'anno. Figo. Quindi, quello era il 2022. Adesso siamo nel 1987. Ok. Quindi ogni anno cambia il percorso. Bene, buono. E ci vedessi sarebbe. Allora, siccome i nostri occhi emanano luce, perché evidentemente siamo dei felini. E teniamo aperta sta cazzo di... Salve. Bello qui. Questo posto non era così un secondo fa. Ah, ma c'è... Attenzione. Andiamo a leggere. Sempre la stessa cacata, ma ruotandolo possiamo notare con piacere che c'è sempre il Blue Maze. Quindi è una bugia che ogni anno cambia. Vedi come vi fregano? Cattedrale di San Jupiter, campanile, fondamenta, confessionario, labirinto giallo, labirinto blu, labirinto verde, labirinto rosso. Ci sono, ragazzi, quattro labirinti. Io credo di non avere la forza, soprattutto la voglia, di affrontarli tutti. No, ragazzi, no, cioè, perdonatemi. Quattro labirinti, figa di Dio. Quattro labirinti. Altra cassaforte per mettere via gli oggetti. E cosa possiamo conservare, ragazzi? Evidentemente qua ci serve qualcosa che abbia lasciato giù. Probabilmente le scatole del sole.
Ma io non saprei, siccome non so che cazzo ci serve, ci teniamo tutto nelle mani. Attenzione, jumpscare. Jumpscare? Cosa c'è là sopra? Vi ci faccio una foto, perché è abbastanza strano vedere l'altare lì che fluttua. E andiamo. Come corri? Madison Hale. Madison Hale? Is this her coffin? The eye is missing. No, non è missing. Bene, non è missing. Che cazzo dici che è missing? Ah, ci serve la I? Madison Hale. Siamo noi, Madison. Greek Maze. Leggiamo. Oh mio Dio, no, no, ragazzi, troppa roba. Cheese. Cazzo. Ok. La barra si è mossa? Ci facciamo un'altra foto? Cadrà prima o poi? Che cazzo ne so? Che sta succedendo? Cadrà prima o poi? Pare non cadere prima o poi. Vacci sotto? Bella idea! Va bene! Mannaggia voi. Non vedo, ragazzi. Non vedo e questi vogliono farmi fare i labirinti completamente al buio. C'è una porta. La porta è chiusa. Ok, qui abbiamo il labirinto, che qualcosa mi fa pensare che sia il labirinto verde. E andiamo. Madonna. Noi ovviamente sempre sbronzi ubriachi che camminiamo ad inciampo, come potete vedere. Bello. Ah, molto slavo tutto ciò. Molto educazione siberiana. Oh, Christius. Attenzione, di qua. È dietro di me. Ah, ma quello è un Cristo. Che addominali, complimenti, wow. Boni, bonini. Tutto molto verde. Che cazzo di... Gli angeli, un altro Gesù. Madonna santa, Gesù, Gesù, salvaci tu. Vi ricordate quella puntata di Scooby-Doo? Particolare. Allora, dopo il susseguirsi di infarti che abbiamo avuto finora, immagino che ci sia questo momento di calma dove qui dobbiamo pensare. Quindi se entro nella testa degli sviluppatori, qua non ci saranno jumpscare. Morì poco dopo, di sorpresa. Qua c'è da mettere roba. Abbiamo San Pietro ingobbito. Qui abbiamo Gesù, lapidato, e la Madonna. E ci faccio una foto? Che cazzo fa? Faccio una foto alla Madonna? Ma dietro di noi c'è il fato. E che cazzo ci devo mettere qua, ragazzi? Delle foto? Secondo voi? Le candele? Proviamo a mettersi la candela, ma secondo me non... Eh no, candela gialla andrà nel labirinto giallo. Un genio. Accendila. Ragazzi, non la posso riproviamoci, ma non la posso accendere. A parte che ne chiede tre. Ma non ho l'accendino. Cioè, il problema, vedete? Cioè, semplicemente me la fa riprendere in mano. Che è stato? Ottimo. Devi fare un'altra cosa, Dino. E io che cazzo ne so? Non è che... Cioè, non è che io nasco che so già che cazzo... Ecco. Non ne ho la minima idea, ragazzi. Sto giocando per la prima volta. Vediamo un attimino. Ci sto arrivando. Ah, di là c'è il percorso rojo. Andiamo al percorso rojo. Devi trovare qualcosa di verde. Esatto, mi sa anche a me. Quindi lì c'è il percorso rosso, abbiamo la candela gialla. Cerchiamo, allora andiamo al labirinto giallo. Questo era il labirinto verde. Questo è il labirinto rosso. Il labirinto rosso, direi di lasciarlo a loro. Cerchiamo il labirinto. Corriamo, va, mi sto rompendo il cazzo. Madonna, come lagga il gioco, come lagga. Bene, labirinto blu, labirinto giallo. Let's go. Merda. Merda. Shh. Un
passo alla volta. Easy. Facile da trovare. Manteniamo la calma. Sera. Se mi sbuca una faccia, gli ci lancio la Polaroid in faccia. Gli ci lancio. È solo arte, ragazzi. È solo arte. Mettiamola da parte. Shh. Momento di ansia. C'è una... Sì, c'è un po' di nebbia. Ma qua secondo me è il parroco. Sai l'incenso che cazzo ci faceva? Però qua c'è da capire dove bisogna mettere il... La candela. Su Gesù? No, qual era la prima immagine quando siamo entrati, ragazzi? Niente foto ai quadri col flash, giusto. Quando siamo entrati, qual era la prima, il primo quadro che abbiamo visto? Perché mi sa che funziona così. Ve lo ricordate? Non fatemi rifare la strada, per favore. Voi che avete una memoria fotografica come gli Orango. Era Gesù? Come San Pietro? Sì, vabbè, Gesù, San Pietro e la Madonna. Dai, fatti seri, che sennò andiamo più avanti. Questo qui. Questo qui è San Pietro? Siamo confusi. La Madonna di Gesù? La mamma? Questa davanti a te. Io non mi fido, però, ok. Vediamo se si accende. Siete dei bugiardi. Oddio, no. Ho sentito qualcosa muoversi. Ci sono degli angeli posti su San Pietro. La candela che hai la devi mettere su San Pietro. Grazie. Dov'è San Pietro? Non c'è San Pietro. Bugiardi. Non c'è San Pietro. Siete dei bugiardi. Vabbè, senti, io la metto dappertutto. E facciamo che ce ne sbattiamo il cazzo. Prima o poi si accenderà da solo. Neanche sugli angioletti? Non va neanche sugli angioletti, ragazzi. Non va da nessuna parte. E mo? Pensavo mi fosse comparso un occhio per interagire. Ci butto un occhio, dicevano. Qua l'han presa letteralmente. Non mi son perso? Mi son perso? Ah, ok. C'è una stanza fuori dei labirinti dove puoi capire dove mettere le candele. Ah, ok. Ma scusami. La stanza fuori dei labirinti è questa. Cioè, non è che c'è una stanza fuori... È questa l'unica stanza fuori dei labirinti. Allora, noi siamo entrati da qui, eh. Proviamo a vedere di qua. Proviamo a vedere di qua, ragazzi. Non so. O da qua siamo arrivati. Oddio, non mi ricordo più. Fotografie. Ah, vedi? Il colore della morte, il colore del vino, il colore del sangue di Gesù. Il fucsia. E qual è il colore? Il rojo. E vabbè, fin qua ci eravamo anche arrivati, direi, insomma, in parte, no? Il colore della vita, il colore della pace, il colore dei nostri piccoli angeli, ossia il bianco? Che cazzo ne so io? Il majestico celeste? Il verde speranzia? E qua c'è del verde speranzia. Bello. E c'è un'altra candela. Ci stanno veramente per... La candela rossa. Ah, ah. Ragazzi, se sentite casino perché c'è il cane che sta facendo... lo sapete ormai, basta, inutile che lo dico. Leggi. Visita i nostri labirinti Dar. Sempre stessa roba. E questo è il labirinto Yellow. Notare come tutti i maze sono uguali. Complimenti ai labirinti. Qua abbiamo... Era la campana che ho sentito il cimitero? Che è stato? Ok, abbiamo vinto, adesso dietro di noi non c'è nessuno. Ma possiamo suonarla? Pare di no. Questi sono dei piccoli... Cosa sono sti robe? Sono dei piccoli Gesù? Oh Cristo! Sì, sono dei piccoli Gesù. Fai la foto al campanile. E ragazzi, alla campana. E ragazzi, l'ho fatta. Più di così...
E niente. La campana può interagire, il vetro sopra la campana. Ma siedite lì? Proviamo. No. Vetrate gotiche. Ma oddio, di gotico non c'è un cazzo qua. C'è un Cristo acceso. Il giallo sotto la Madonna. Questa live si sta proprio sprecando. Devi andare a mettere le candele. Ok, però aspetta, perché ne abbiamo due. Allora, abbiamo la rossa e la gialla. Ci servirà l'ultima. Abbiamo due colori, quindi sappiamo che il Cristo è la candela rossa e gli angioletti sono la candela verde. Ma la candela... No, aspetta, sì. Oddio, quella candela abbiamo... Ma non abbiamo appena tirato su una candela? Ah sì, la rossa. Sì, sì, che c'ho una memoria incredibile. Vabbè, e quindi... Ottimo, ottimo. Andiamo a mettere prima quelle, cosa vi devo dire? Però, adesso mi viene un dubbio. Perché? Perché mi viene un dubbio? Perché ho speso 30 euro e non sto ancora capendo se ne vale la pena o meno. Cheese. Niente. Ah, si muove da sola la... Inizia a muoversi da sola, senza che neanche ci faccia la foto. Ok. Si stanno accendendo luci che prima non si erano accese. Che sta succedendo? Tutto bene? Alessandro, grazie mille, Rotu Valhalla. Allora, quindi, ricapitoliamo. Candela rossa, dobbiamo andare da Gesù. Quindi, là dove c'è Gesù, però al centro... Mio, che cazzo ne so, scusa. Vabbè, proviamo ad andare di qua, però, aspetta. Sto correndo, non dovrei correre, lo so, avete ragione. Ah, oddio. Ho in parte vinto? Ok. Quindi qua la candela rossa. Qua la candela verde e qua sarà la candela gialla. Cazzo ne so. Però la candela verde non ce l'abbiamo. E mo? È un problema. Come sono nel labirinto sbagliato? Ma non credo che ci sia... Ragazzi, non credo cambi... Nel senso, devo farli tutti i labirinti, eh? Immagino debba mettere le candele a tutti i labirinti. Non penso cambi un cazzo. Infatti ci serve un'altra candela, comunque. Chi è? Dinris Stromborn. Grazie mille, Rotu Valhalla. Non è una candela per labirinto? Boh, no, non credo. Dite che la... Aspetta, allora, facciamo così. Dai, facciamo così. Andiamo al labirinto rosso e mettiamo la candela di Cristo sotto Cristo. Non è di qui il labirinto rosso. Il labirinto rosso è di qui. Ci siamo andati al labirinto rosso? No? È tempo di cagarci. Sì che ci siamo andati. E ci vado anche correndo. Porca puttana, è più lungo del previsto. No, no, no. No, no, no. Ah... Oh oh. Oh no. Oh no no no. Oh cazzo. Ok, ok, ok. Fermi. Qualcosa non quadra. Non era così prima. O era così prima. Oh cazzo. Oh no no no. Oh no 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 no. È tutto molto erotico. Sì, ci sono sicuramente anche nelle altre date storiche ci sono altri oggetti, ragazzi. Abbiamo appunto lasciato il 1950... 1900... cos'è che era? Non mi ricordo più. 1951? O 1851? 1900? Dove Gesù mi trovo? 1951. Ci siamo. Ah, siamo tornati. Cristo santo, Cristo santo. È la stanza dei Gesù, sì. Ho vinto. Non mi ricordo, non abbiamo visto la... Non abbiamo visto il labirinto, non so quale sia.
Mi sono perso, sì. Come un bambino nella corsia 5. Ah! Qua ci siamo già andati? Io che cazzo ne so. Allora, aspetta un attimo. Qui torniamo indietro, vero? Esatto, andiamo di qua. Ragazzi, lo so, avete ragione. Lo so, avete ragione. Non c'è un cazzo da dire, avete ragione. Cioè... io perché non volevo andare avanti a Visage? Perché è la stessa minchiata. Oh, abbiamo trovato. Quindi vado a mettere qui la nostra candela. Attenzione. The color of Jesus. Oh no. Oh no no no. È magicamente tutto buio? Oh no. Oh no no no. Silenzio, fatemi concentrare, per favore. Momento delicato. Ah, 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 ah. Siamo fuori. Siamo forse un po' fuori. Via! Ok, è una andata. Che è stato? Ma sta laggando tantissimo. Ma lagga tantissimo. Allora, l'altro colore qual era? Il verde, ha detto. Gli angioletti sono il verde. Allora, è palese che quando troveremo tutte quante le candele, sta roba cadrà giù e dentro la tomba ci saremo noi. È un po' tipo il canto di Dickens, che in inglese vuol dire The Song of a Dick. The Song of a Cazzo, in inglese. Il canto di Dick. Non so, l'avete mai letto la storia del Natale presente, passato, futuro? No? Dov'è la... niente, non è una chiesa, è un'imbarcazione. Sentite i suoni che fa. Mi posso infilare di qua? Ma c'è una... ah! Ma vaffanculo, questo qua era il percorso rosso. A proposito, il verde... rosso è di qua, il verde è di là. Easy. No, no, la candela verde ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, abbiamo la gialla. E che cazzo? Dov'è che abbiamo letto il percorso giallo? Porca puttana, ragazzi, mo mi incazzo. Percorso giallo, dov'era? Qua da qualche parte. All'inizio, c'era il depliante del percorso giallo, giusto? Ma non sappiamo a cosa corrisponde, però. Questo è il percorso blu. Eh no. Vediamo se sono cambiate di quale foto. Non lo so. Ah sì, posso correre solo su in mano la Polaroid. Si sente sicuro solo così. No, ragazzi, sono sempre gli stessi quadri e sempre le stesse due robe, quindi non lo so. Era nel 2022 quello giallo. Le candele corrispondono a periodi diversi. Occhio, come le candele... allora, forse... quindi qua abbiamo fatto il periodo giusto. Dobbiamo tornare indietro? E cambiamo sto minchia di anno? Non vedo. Non vedo non vedo. Benissimo. Andiamo nel 1951? Candela blu. Se la smettiamo di sfaragliare, luci di merda, magari. Ebbene, la candela blu è del percorso blu. Non vedo, non vedo, non vedo. Che? Una donna. Una donna che sta piangendo. Parlami dei tuoi peccati. Visita i nostri labirinti d'arte biblica. Ma poi arte biblica, sono tre quadri in fondo dei labirinti.
Cara, cara, dolce ragazza. Aspetta che adesso padre Dino allevierà il peso dei tuoi peccati. Hello. Pronto, signorina? Excuse me. Nancy. Nancy. I did it. I finally did it. Cosa è successo? Cosa ha fatto? You have to understand. Si è confessata? Ce l'ha fatta? Ha confessato il suo amore? È come vivere con un mostro. No, he never loved me. Come non mi ha mai amata? He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. Ma quanto cazzo deve essere noioso star di qua, ragazzi? Chi mai di voi è andato in chiesa a fare una confessione? Che palle! Mi sto rendendo conto adesso quanto sia una rottura di cazzo, proprio noia pura, non mi interessa. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew. Restare in Germania. Sta ansimando anche il protagonista. He tried to pretend it was all. Jeez. Devi capire, intanto cambiamo toni, mi dia del lei. Era responsabile di una camera a gas. Come? E tu l'hai sposato? Beh, avrà avuto un altro fascino. Lo guardavo negli occhi e vedevo il vuoto, niente che mi guardava. E beh. Sì, usciora, arrivedersi. È un po' tipo, vai lì, gli dai il via, poi te ne vai, tanto intanto si butta fuori tutta quanta la... Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Yeah, yeah, yes. E qua abbiamo gli altri colori. Colore blu. Il colore del cielo, del mare, delle lacrime di Maria. E mentre quella lì non sente la sismografia data dalle nostre potentissime fotografie. Non la percepisce, non la intuisce. Questo è il giallo è il colore della luce, del sole, il colore del nostro Padre Eterno. La porta è chiuso. Questa sta andando avanti. Signorina. Signorina. Ma li faccia a casa. Quando vi do 10 Ave Maria dovete farli a casa, non qui. C'è altra gente. Ma non vede quanta altra gente c'è che deve confessarsi? Chi è? Ma hanno appena bussato. Per favore. Ma se le do il vino un'ostia, si leva dai coglioni? Ma tu dimmi un po' la pazienza che uno deve avere. Guarda, guarda. Guarda. Oggi era il giorno che dovevamo prendere su qualche monetina. Il giorno della raccolta. E non si presenta nessuno. Incredibile. Vabbè, quindi anche qua ci sono i... Come si chiama? I percorsi, giusto? Quindi qua ha detto... Che non mi ricordo manco più. Candela blu, la Maria. E via. E andiamo. Non mi ricordo più la strada. Se vai avanti, così a inizio... Non so leggere. Non so leggere. Oh Cristo santo, ragazzi, non si vede un'ostia. Per rimanere in tema. Mi guardo basso, mi guardo schiscio. E che è? Madonna, che è? Il diavolo. Non si può. Sto rompendo veramente i coglioni, ragazzi. Oh, ho trovato a cazzo. Che culo. Allora, il colore... ma non c'è la Madonna qui. What a twist. E come facciamo? Ragazzi, attenzione. Ah no, era gli angeli. Gli angeli, giusto, 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 giusto. Giusto? Boh, non mi ricordo più. No. E mo?
Sì, no, aspetta, la candela gialla con gli angeli? Ma che cazzo? Eh no, perché questo è il blu, devo mettere la candela blu. Ma no, ma no, ma no, ma no. Gli angeli biblici. Con il padre eterno il giallo. E ok, ma... No, col padre eterno il rosso, l'abbiamo detto prima. Vabbè, ce lo fico, ma non... Visto, non ha gradito. Forse dobbiamo cambiare periodo storico? Per andare a questo percorso? Perché le cambiano. Devi tornare al 1891. Sì, però non è che io ho una minchia da fare, nel senso, cioè una certa mi... Devo dire, ho tutto rispetto, È lo stesso posto in tre periodi storici diversi. Ma... Che è stato? Ritornare al 2022. Poi? Mi son perso. Mi sono ritrovato. Toh! Proviamo a vedere il giallo. A sto punto facciamoli tutti. Questa va avanti. Let's go, 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 go. La candela gialla ce l'abbiamo. Il giallo era la luce. Oddio, aspetta che non mi ricordo più, ragazzi. Perdonate. Allora, andiamo a vedere. Il giallo era Che cazzo sono? Gli angeli? No. No, è il San Pietro. Però non mi ricordo il percorso per il giallo per arrivare. Vabbè che tanto basta andare a caso prima. Ah no, è qua. Dov'è che culo? Giallo con San Pietro. Posto. Ho vinto. E voilà. Ah, lei è Padre Eterno, è lei? Non è San Pietro, ragazzi. Abbiamo sbagliato come si chiama? Figurina, porca puttana. Vabbè, abbiamo un doppione. La scambiamo, ragazzi? Ma cazzo. Pare facile. Troppo facile. Abbiamo ancora mezz'ora per riuscire a farcela, ragazzi. Corri, vai via subito, vattene. Ok. Buono. Allora, quindi cambiamo periodo storico. Attenzione. Lui? Lui è qui? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Ma c'era già sta roba per terra? E io me ne vado. Lui è qui? Beh, io me ne vado. Ah no, aspetta, l'abbiamo fatta la foto all'altro robo? Lui chi? È lui o non è lui? Ma certo che è lui! Ma, quindi? L'abbiamo fatta la foto qua, non mi ricordo più. Sì, l'abbiamo fatta? Sì, a posto, via, fuori dalle palle. Sto schiacciando tutti i tasti per ricordarmi qual è quello per correre. Quando corro con in mano la Polaroid, sembro uno di quei bambini che si mette a giocare con le macchinine e le fa volare, o gli aeroplanini. Io facevo volare le macchinine, ragazzi. Un livello di dislessia abbastanza elevato. Quindi, dobbiamo andare nel... 1987 l'abbiamo fatto, 51 l'abbiamo fatto, andiamo nel 2022. Ma qui mi fa paura. 2022 non c'è niente? E allora vaffanculo. Con tutto rispetto, eh. Cioè, non è un vaffanculo indirizzato a te specifico. In generale. Dove sono? Ok. Spavento. Eccoci. Siamo tornati qua. Quindi... La candela blu. Andiamo a mettere la candela blu. Magari qua stavolta la Maria è al posto giusto. Chi lo sa? Sono tre o quattro le candele. Ragazzi, per ora ne abbiamo trovate tre.
Non mi piace per niente. Non mi piace per niente stavolta. Perché è così? Non era così prima. Ah, ah. Di qua. Te lo dico io che è di qua. Ah. Perché persistere? Perché così ho scelto. Ho vinto. La Madonna. To. A lei. Le lacrime di Maria. Ottimo. Me ne vo. Sono tre gli anni diversi. Ah, quindi tre candele e tre anni? Va bene. La mostra non compare per adesso. La mostra non si mostra. Io mi sono perso di nuovo. Manca la verde. E ragazzi, però noi candele ne abbiamo trovate, eh? Forse nel 2022 c'è quella verde. Anche secondo me ci siamo saltati qualcosa nel 2022. Adesso però il segreto è tornare a casa. Aspetta, aspetta. Sai che siamo tornati. Eccoci qua. Forse nel 2022 c'è quella verde. Sì, dai, torniamo nel 2022. Qua non sta cambiando niente. Nel senso che qua, a parte fotografare sta roba. Ci serve una I da inserire qua dentro. La I di Madison. Ci serve una I. Cioè, capite che non vedo. Cioè, si capisce che non vedo. Si intuisce dal fatto che non si vede una minchia. Ok. Allora, torniamo a 2022. E cerchiamo la candela. A verde. Perché secondo me la candela a verde è qui. È qui insieme al mostro, eh. Però. No, qua c'è. Però aspetta, perché qua che candela c'era? No, non c'è l'accendino, ragazzi. L'abbiamo perso. C'è caduto giù, non lo troviamo più. Qua, cioè, fate conto che qua è la stessa chiesa, ok? Però, come vedete, non ci sono più i percorsi. Li hanno tolti. Li hanno murati dentro. Noi siamo spawnati qua e non so più che cazzo fare. Qui c'è la gialla. Ma c'è il cane che sta strappando qualcosa? Sbaglio. Nel 2022 non c'è niente. Se non sbaglio, di tornare nel 51. E torniamo nel 51. Tanto voglio dire, ormai. E via. Mi piace quando corro nel buio. Pensate, talmente Tug Life che prima lo facevo addirittura con un paio di forbici. Dalla punta arrotondata tra le mani. 51 avete detto? Sicuri? You sure? La signora è ancora qui. Però dice che è qui. Come cazzo abbiamo fatto a non vederla? C'è una candela che flutto in mezzo all'ala. Stiamo per avere un jumpscare. Io ovviamente ti ho visto. No? Another candle. La candela verde. La candela verde cos'era? Sì. My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. No, no, stiamoci ancora un po', per favore. La candela verde cos'era? Gli angeli?
E andiamo agli angeli. Ci ha spinto via qualcuno. Qualcuno non ci vuole qui. Ma quel qualcuno ha bisogno di noi. Candela verde. Nel 51. Non lo so, mi sto fidando di voi. Non dovrei, ma mi fido. Qualcheduno al cinema. Se abbiamo la luce. No, no, non corro un cazzo, ragazzi. Che corro a fare? Tanto che corro e non corro, questo gioco non cambia niente. Non. È tutta prospettiva. Allora, quindi, gli angeli, avete detto? La speranza è che è l'ultima a morire. Anche se ho come l'impressione che gli ultimi a morire saremo... No! Suonano le campane, din don dan. Suonano le campane, din don dan. Le campane dov'è che erano? In che anno erano? Nel 1980, non nel 50, giusto? Nell'81. Sì. Che cazzo succede, di grazia? Non capisco. Che è successo? Ah, ok, sta... Allora, ma ragazzi, ma no, scusatemi, seriamente. Ma che cazzo è successo? Ma cosa... Che cazzo sto guardando? Cioè, allora... capiamoci che questo è il primo momento horror del gioco. Cioè, qui c'è un problema di costruzione. È il primo momento horror del gioco, porca puttana. Questo si è preso 9, 8 su 10 dalle testate di critica. Ma allora, o i bug capitano solo a me, o tu mi devi spiegare che cazzo è successo. Magari sul PC sarebbe stato più giocabile, muovevo meglio la visuale, mi pigliavo più ceffoni in faccia, il cervello si sballottolava quella. Ma... Che cazzo è successo? Che è successo, ragazzi? Non ho veramente capito. Ma devo ricominciare da capo? No. No, ti prego. Ok, la candela non c'è più, ma quindi... E? Ma non capisco perché a una certa sono volato dentro il muro, mi hanno acceso come un cero, ero io la candela. Cos'è successo? Non ho capito cosa sia successo. Da capo non comincio, però non c'è più la candela. Non si può manco parlare. Non c'è più la candela. Io l'ho accesa la candela, non ho detto buonasera, è per questo che ho un sortilegio? Mi ha spinto? Maleducato. Eccoci. E quindi? Dobbiamo andare alla campana. No, ragazzi, da capo no, veramente. Da capo no. Non ho voglia, cioè... Non butto via... No, vi prego, davvero. No, perché le candele non ci sono. E quindi? Ah-ha. Oh. Yes, abbiamo qualcosa. Attenzione. Cos'è che abbiamo? Scusatemi perché io qua. Chiave del confessionale. Oh Cristo, dobbiamo tornare al 1951. La signora non è più lì, però il mostro è nel 1951. Se è nel 1951. E niente. Facciamo finta di nulla. Guardiamo per terra, ragazzi. Probabilmente con la sfiga che ho io non inquadro mai il mostro, di conseguenza non ci prendiamo i jumpscare perché non inquadro mai il mostro. Che cazzo ne so? Sera. (Susurra)
Lui è qui, ma è palese che lui non ci voglia qui. Sto cercando di capire dove mi trovo. Attenzione, inserisco la chiave. Mano ferma. Diversamente dalla visuale che finora... Come dire... Ci faccio la foto, non accade nulla. Dentro troviamo... Hans Göring? Hans Göring, 1951. Interagisci, possiamo staccarci la I. Ottimo! Mi levo dai coglioni. Stato un piacere, arrivederci. Bye! Qualcuno ha bussato? Ma guarda! Ma guarda, eh! Era ovvio! Mi sono spaventato comunque. Fuori dalle palle, dov'è? Qui! No, non 2022, ho sbagliato. Solo... Gli smarmello il cervello, cambio epoca in continuazione. Dove mi trovo? Non... Eccoci. Calmi, va tutto bene, ragazzi. Non abbiate paura. Niente panico e tutto andrà bene. Madison Hill, 1944. Incredibile, ma è il titolo del gioco. Che sto vibrando, ragazzi. Cheese! E dentro la tomba numero uno troviamo un teschio. Un teschio. Ah, c'era una bestia dentro? È questo il suo cranio? Perspicace, il ragazzo ha intuito dalle forme cilindriche, convesse, concave e dalla mancanza di alcuni denti che è il cranio di qualcuno. La porta! Era qua la porta? No! Ci stiamo cacando sotto? Attenzione, perché adesso il mostro dall'altra parte ci abbraccia. Ha la porta verso di me? Ma porca... Come? Non vedo, non... Ah... Oddio! Ah, deve essere una di quelle luci a movimento. È un jumpscare, perché è un corridoio. Stiamo per avere un jumpscare. Questa volta forse vedremo il mostro. Attenzione, fate molta attenzione. Non abbiate paura, ma penso che in fondo alla porta non ci sia niente. E nessuno, sto guardando molto attentamente lo schermo. Ho vinto. Attenzione, dietro la porta c'è un muro. Ma porca puttana. Certo, dietro di noi. È dietro di noi. Ci giriamo lentamente o velocemente, come volete. Lento? Lento, molto lentamente, come la melassa, va bene. Assaporate l'attimo. Veloce? Devotto? No, no, no. No, 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 ragazzi. Faccio veloce? Allora, facciamo così. Andrea, fai partire un... un decreto legge, Andrea. Fai partire una votazione, dai. Scegliete voi. Votate, votate, utilizzate i punti canale, perché coi punti canale vi regaliamo i giochi. Top sondaggio. Grazie, perché non mi ricordavo la parola sondaggio. Fate un po' voi. Che il caldo mi sta logorando, veramente. Veloci, veloci, fate sto cazzo di sondaggio. Votate, votate. Oh, come ci giriamo, dai, come ci giriamo. Nel mentre riassesto la visuale qua, ok. Red Fox Rot Valhalla per gli 8 mesi. Siete voi il gioco, siete voi gli artefici del vostro, del mio destino. Veloce indolore, non è indolore. È una cagata che se lo fai velocemente provi meno dolore. Provi la stessa quantità di dolore in una frazione ridotta di tempo. Ma, lentamente riusciresti a capire l'esatto secondo in cui proveresti il dolore. Quindi, forse è meglio lentamente, perché lentamente capisci quando sentirai male. Invece velocemente c'è l'effetto sorpresa, ma ne senti di più in un lasso di tempo. Non lo so, è difficile. Io voglio avere paura, ma non è vero un cazzo. Ma basta, basta, basta fare gli spavaldi. È come...
Adesso non lo fanno più perché probabilmente chiamano i servizi sociali, ma quando si doveva perdere il dentino, mio padre una volta l'ha fatto. Mi legò il dente, un lente, quello che dovevo perdere, e lo legò alla maniglia della porta e me lo fece saltare. Adesso probabilmente chiamano i servizi sociali per sta minchiata del genere. Ed è stato un movimento veloce, ma inaspettato. L'inaspettato mi ha fatto piangere. Il veloce no. Fosse stato lento e aspettato, forse avrei pianto per il lento. Non lo so, dipende. Ero molto piccolo, è successo 2 anni fa. Fast, avete deciso veloce. Ottimo, pronti? 3, 2, sicuri allora? Via. Ma che cagata, tutto sto casino per niente. Aspetta, adesso ci spaventiamo. Ecco, vedi? Merda, merda. Calmi, scusate. Sto guardando anche i quadri perché non vorrei che i quadri una certa... E vengono fuori. Fanculo, corro. Ah! Scusami, ma mi piglia per il culo? Possiamo usare il martello? E quindi? Spediti, spediti, sono stortissimo, spediti, non riesco a tenere la visione, se mollo con una mano... Ah, guarda, guarda, guarda come va giù. Collassa, ragazzi, questo non sta in piedi, questo non beve da 3 giorni. Ah, ah. E che devo fare? La foto al muro? Che cazzo devo fare? E quindi? Signora. Signora, è difficile capire chi di questi sia la signora. Non lo so perché è così storto. Collassa. Mi mancano le vitamine. Le foto, i quadri, gli sguardi. Ragazzi, che cazzo vi devo dire? Non so, sempre gli stessi sono, eh. Abbiamo 8 minuti. Dai, dai, cazzo. Ce la posso fare. What? Cosa? Ah, non c'è più la porta adesso. Ottimo! Prima o poi sparirà anche l'altra porta. Corriamo, facciamo finta di niente. Visto, ha funzionato. De che? Ma no, dovevamo fare avanti e indietro. La cosa era farti venire l'ansia. Prima o poi ci sarà il cazzo di jumpscare. Chi l'avrebbe mai detto? Attenzione. Ma la maschera antigas. Gas. Boh, ragazzi, perdonatemi. Sarà il fatto... Non lo so, è anticlimatico. È anticlimax. E ci risiamo. Però stavolta è tutto buio. Ancora. Ma perché abbiamo sbagliato? Non sto capendo. Ma abbiamo sbagliato? Briggs? Ma quindi era un game over quello? Che cazzo devo fare? Fai le foto ai quadri? Ma ragazzi, ma quanti, guarda quanti cazzo di quadri sono! Devo fare le foto a tutti quanti rincoglioniti qua. Ci sono già i quadri, devo testimoniare i quadri. Ma no! Era un game over? Ma no, ma non ci voglio manco credere. Cioè, veramente, non sono disposto a crederci. It's sealed off. Quando ti appare il tizio, girati e corri, così se no non ti prende. Ah, quindi devo correre. Vabbè. Ah, però. Torniamo indietro. La porta è lì, ma magicamente adesso la porta sparirà. What? Quindi adesso compare il tizio, mi giro e corro? Morirai in eterno. Bene. Pensa se te lo dice il dottore. Sble! Oh. No, corre! Corre! Ok, sta andando! Vado!
Sta spaccando anche i timpani. E mi sono infilato. Bentornato. Bentornato ancora una volta. E ragazzi, ci siamo. Credo forse la parte finale del gioco. Abbiamo concluso anche questo enigma. È stato carino. Insomma, è stato un po' diludente, come direbbe l'americano, però... Boh, non lo so, francamente, allora, non dico che è brutto il gioco, perché non è brutto, c'ha dei begli enigmi, è interessante, ha anche qualche cosina, qualche... smonta un po' qualche cliché dei videogiochi, tipo ad esempio questo adesso del famoso corridoio che è aperto da una parte e dall'altra. Sta succedendo di tutto in casa nel mentre. Però, citofonati, troppo citofonati sti jumpscare. Allora, io mi lamento di tutto, è una mia prerogativa, però minchia, possiamo ammettere che effettivamente... Cazzo, sai già quando sbuca il mostro, cioè è palese. E questo ti toglie tutta la componente horror. No, il resto è figo, fino ad adesso è stato abbastanza interessante, secondo me. Ma anche adesso è interessante, non che non lo sia, però non lo so. Potevano... Vabbè, tanto serve in automatico. Potevano usare un tempismo migliore, secondo me. No, c'è, sì, qualcosa di qualcosa c'è. Ti prego, almeno la fine. Ma il cazzo, si va avanti ancora un'ora di gioco qua, ragazzi. Tommaso, mo ti leggo, aspetta. Mica, il Voltex non sarò mai in grado. Chiudi gioco, forever. E mo, i consueti minuti di chiacchiere. Mentre che la Sony mi ricorda... in continuazione che sta per uscire God of War Ragnarok, come se io non ne fossi ormai ossessionato da quello cazzo di gioco. Mettiamo un po' di musica. Chiedo a te, perché ne sai sicuramente più di me, attenzione, adesso ti stupisco. Volevo andare ad un orafo artigiano. No, non ho voglia di parlare di sta roba, perdona, zero, proprio voglia di parlare di artigianato, di oreficeria, proprio zero, zero scazzi. Con tutto il rispetto del mondo, ragazzi, ma è un mondo che ho lasciato, mi sono lasciato alle spalle, non me ne frega più un cazzo, proprio zero. Non chiedete a me, andate da un orafo artigiano e vi dice lui. Io meno so, meglio so. Meglio sto, incredibile. Mo. Relax totale, mio. Me ne sbatto. Senza offesa, Tommaso, Non ce l'ho con te, Allora. Tra l'altro, parlando di oreficeria, ci hanno tolto i diritti delle canzoni. Ci hanno tolto i diritti. Hanno attivato i diritti per la prima canzone della soundtrack, della sala d'attesa. Quindi se per caso non sentite i primi 5 minuti di musica, non abbiate paura. È colpa di YouTube. È colpa dell'internet. E dunque, mettiamo un po' di musica di sfondo, perché non si sa mai. Si sente? La percepis? Cosa far incidere di bello? Tommaso, lì non è inutile che chiedi a me, scegli tu, nel senso, i tuoi gioielli, vedete. I'm a spicy Luke Road to Valhalla. È come chiedere a un tizio qualunque che tatuaggio farsi fare. Ragazzi, fate voi, cioè io non so i tuoi gusti, non ne ho idea, perdonami. Impostazioni, dovresti togliere qualcosa che ti toglie l'ondeggiamento della testa. Ah, si può togliere? E togliamo l'unica cosa horror che c'è nel gioco? Hai visto un nuovo trailer degli Anelli del Potere? Yes. Bello. Ma ragazzi, mi stanno piacendo i trailer. I nuovi trailer sono più belli, iniziano a dare un pochino più di sostanza, di ciccia. E avevamo anche pensato a una cosa. Dato che è una serie di Amazon, teoricamente noi potremmo fare una live stream dove ci godiamo insieme la prima puntata dell'Anelli del Potere. Piacerebbe? Vi piacerebbe? Dobbiamo cercare di capire come funziona. È a settembre, esce. Ora però, il problema qual è? È che in una live, per come la vedo io, bisogna intrattenere. E voi direte, sì, grazie al cazzo. Beh, alcuni non lo fanno. Quindi, in sostanza, si cerca di parlare. Ma se sto guardando... e sto guardando un qualcosa... come facciamo? Cioè, è ovvio che io devo interrompere e parlare se c'è qualcosa che magari da discutere.
Siccome poi Andrea non sta mai zitto, altro dettaglio, come la facciamo? Cioè, chiedo perché è un mondo che io non conosco, non guardo Reaction, non so che cazzo sia, non so come funzionino ste robe. Dovrei vederlo per la prima volta da solo e la seconda volta in live. Ah, così dici? Mi devo far così male? Ma minchia. E beh, quando finiremo Cry of Fear, cosa porti? Allora, vorrei farmi una settimana di pausa dagli horror, ragazzi, un attimo per stemperare, perché tra il caldo e adesso qua in casa stanno succedendo un po' di casino, un po' di novità, tra il fatto che appunto probabilmente ci piglieremo una settimana di ferie, probabilmente fine agosto, e quindi stiamo cercando un attimino di capire bene il da farsi, vorrei stoppare un attimino e fermarmi, gli horror soltanto una settimana, cioè nel senso ci blocchiamo una settimana, niente horror, con calma, poi ripigliamo la settimana prossima. No, il cazzo, sì, invece non no. E quindi, insomma, bisogna vedere. E vediamo un po'. Come fa il Masseo che interrompe quando commenta? Ma su una puntata intera? No, perché potrebbe anche essere una rottura di cazzo, magari qualcuno è preso. E io sono lì che parlo sopra. E questo è il problema, vedi? Non so come fare. Non ho, perché è una cosa che non faccio. Posso vedere solo chi ha il Prime, però. Deve esserci un'impostazione apposita. Chi ha il Prime ha lo schermo nero. Esclusa la tua cam. Ah! Ah, ok! Figo! E come ciucciano, eh? Sono furbi. Ervin Sun... Ervi, grazie mille, Rotu Valhalla. E grazie Fuxmat per i 45. Bello gioco del gatto. Che mi state tartassando con questa storia dei gatti. I gatti sono i migliori amici dei cani. No. No. Durante la guerra, tempo fa, prima dell'era degli umani, combattevano tra di loro. Andrai a Lucca quest'anno? Perché? Prime Party con la serie TV in live non compare la serie, bisogna metterlo in gangbang col Prime. Non capisco quando parli, Andrea, non capisco quando parli, non mi ci voglio neanche mettere. Non mi ci voglio neanche mettere a capire, e questo è il problema, sto perdendo interesse. Devi cercare di riaccendermi quella fiamma della passione, io la sto perdendo, vuoi capirlo o no? Non ho la pazienza più di starti dietro, quindi parla chiaro. Stray 10 su 10 a mani basse. Allora... attenzione, il gioco mi sta piacendo parecchio, è divertente, è un, diciamo, un gioco magico, per carità, però secondo me non è per niente un gioco da 10, cioè, nel senso, io ho giocato un sacco di giochi di Annapurna, non di questa casa di sviluppo qua in particolare, però ne ho giocati tanti, tra l'altro, ad esempio, mi viene in mente The Pathless, che ha più o meno lo stesso gameplay, open map esplorativo con collezionabili, con un gameplay sicuramente più ritmico e divertente di quello di Stray, lo dico perché lì c'è il protagonista è un'arciera con un falco e deve sparare le frecce e deve catturare e deve cacciare dei mostri giganti, veramente figo, però quello lì non se l'è cacato nessuno perché il protagonista non è un gatto. Ora, il gameplay di Stray, ragazzi, si basa su tre tasti in croce e dura 6 ore. 6 ore sono sufficienti perché appunto il gameplay si basa su tre tasti. Quindi se durasse di più sarebbe una rottura di cazzo. Però da lì a dargli 10 come tutti quanti cazzo... tutti gli hanno dato 10 a sto gioco. 10? Ma siamo fuori di testa. E uno dice, vabbè, ma perché è l'ambientazione... è la storia, sì, ma la storia è parecchio banale perché è già sentita, vista e rivista mille volte. L'ambientazione carina, bellissima, però non è una, come si chiama, un'avventura grafica che dici basta l'ambientazione, la storia e la grafica, lo stile artistico per fare il gioco. No, questo è un gioco action, quindi un po' di gameplay me lo devi mettere. Io, voi, magari a vederlo non fa quell'effetto lì, però a giocarlo, ragazzi, io premo il tasto R2 e schiaccio il tasto X, basta. E le freccette per selezionare il robottino, il B12. Quindi per me dei difetti ce li ha. Da lì a dargli 10 mi sembra esagerato. 8 ore per il platino. Non sarà un po' troppo? No, no, che non vale 30 euro non sono d'accordo. Vedi, non lo so. Non lo so, ragazzi, perché capisco che non sia 10 su 10, cioè no, per me non è un 10 su 10, ma 30 euro li vale perché si vede che c'è un lavoro della Madonna dietro. E
le animazioni del gatto, le animazioni soprattutto dei personaggi, anche la narrazione che hanno fatto. Un po' troppi dialoghi, secondo me, un po' una rottura di cazzo sui dialoghi, stare lì a leggere mezz'ora sto robotino che magicamente impara la lingua dei gatti, a meno che ci sarà un twistone dopo che lui non è un gatto, ma è, non so, la coscienza di qualche scienziato umano che bla bla bla, ma non credo, penso sia un gatto e basta. Quindi mi devono spiegare come cazzo è che fa una coscienza di un robot, una coscienza innestata dentro un'intelligenza artificiale, a conoscere la lingua dei gatti e a parlare perfettamente con un gatto. Questa cosa me la devono spiegare, ma chi se ne frega, c'è finta di niente. E però, tralasciando sto micro buco di trama che forse poi spiegheranno, perché ancora non abbiamo finito il gioco e non so, qua una rottura di cazzo, ragazzi, cioè quella, la cosa di leggere miliardi di dialoghi. Vain Oldman, grazie per i 100, che bel nome. Si poteva fare meglio. Ma il fatto che i gatti sono carini e coccolosi, ragazzi, non può... Cioè, perché qua bisogna, secondo me, essere oggettivi quando si tratta di valutare un prodotto. Che a me stia piacendo... Allora... Cioè, perché poi così si rischia di affossare gli altri titoli, non è neanche giusto. Non che gli altri titoli non vendano perché è arrivato Stray, sia chiaro, non è questo il discorso che sto facendo. Però quando si tratta di critica specializzata, ti deve dare un giudizio all'incirca oggettivo. E di oggettivo non c'è stato un cazzo, perché se tu vai a leggere le recensioni, 10 su 10 tutti, 9 su 10, 10 su 10, ma stiamo scherzando? Ma che cazzo c'ha di 10 su 10 sto gioco? Perché c'è un gatto? Davvero? Perché questo è l'unico motivo per cui quel gioco c'ha 10 su 10. Vogliamo te, Andrea e Vutana, Luca Comics per i raduni bestiacce. Preferisco casa. Cioè, voi non c'entrate niente, eh. È proprio... Sono fatto così. Mi adoro per questo. Ormai anche la critica è fanservice. Da 10 è quello che la massa ritiene, da 10 anche se poi non lo è. Rai da casa. 10 per la grafica, un 6 per la narrazione e 7.5 per la trama. 6 per la narrazione. Sì, possiamo dare un... Sì. Io la narrazione la vado a integrare nel gameplay, perché come narri un gioco, essendo un videogioco, fa parte del gameplay, perché appunto può esserci delle sezioni dove parli con un personaggio, scelta multipla dei dialoghi, quindi la integro nel gameplay. Il mio problema è il gameplay con questo gioco. Ad esempio, le scene platform, dove le sezioni platform dove salti col gatto mentre scappi dagli Zurk lì, tra l'altro Zurk, Cristo Dio, cioè un po' meno Buzz Lightyear, Dio buono. Vabbè, mentre scappi da Zurk, con il blaster alieno che ti spara dietro, no, purtroppo non è così. Mentre scappi da quei facehugger, che non sono dei facehugger, che sono un misto tra i cosi di facehugger di Half-Life, di Alien messi insieme, ma che sono il nome di Buzz Lightyear. Che delirio, Dio! Comunque, mentre che c'è la trama di Wall-E nel gioco... Allora, per favore, ragazzi, capiamo che è un prodotto originale che non ha preso niente da nessuno, per favore? Possiamo essere, eh? Non ha copiato da nessuno? È un bellissimo gioco perché c'è un gatto, merita 10 su 10, basta! Non rompete i coglioni! Oh, questa è oggettività! Porca puttana, oh! No, non piove qui. Magari, oddio, forse piove, non lo so, dopo guardo. Ma la bellissima mod di Stray dove invece di miagolare urla Jason, la facciamo. Ti consiglio Mad Father. Mad Eye Father, perché questo è Mad Eye Son. Multiplayer ha dato 8. Every Eye ha dato 8 punti. Ma io non sto parlando... Ragazzi, la testata... Scusatemi, ma la testata di critica italiana non c'entra un cazzo. Io parlo di quella globale. Avete visto i voti che sono fioccati di Stray? 9-10. Solo 9-10. La critica italiana... è probabilmente quella più oggettiva nel complesso. Io sto parlando in generale, non sto parlando di noi stronzi italiani che non ci si caga nessuno.
Che poi comunque secondo me 8 per quel gioco è un po' alto, però vabbè. Fate voi. Secondo me 8 è un po' troppo per Stray, però. Ma se ci fosse un cane non cambiava un cazzo, ragazzi. Forse le interazioni di gioco sarebbero state migliori. Cosa? Vabbè, ma dai, si sa che un gatto, un cane può fare più cose. Cosa? Ah, il fatto che sia un gatto lo rende da 10, eh sì. Ma io gli do un chi ha visto il boy? Minchia. Forse sì. Se faranno un sequel di Stray, non lo so perché dobbiamo appunto finirlo. Spero che sia un gioco, spero che sarà un gioco, se sarà, spero che sarà un gioco un pochino più action, dove magari le interazioni che puoi fare col gatto siano un pochino più interessanti. Nel senso, al di là di fare tutte le cazzate che può fare un gatto, quindi colpire la pallina, aprire il rubinetto, ciucciare l'acqua dalla ciotolina, fare le fusa, cocciarsi, eccetera. Questo qua è proprio fanservice del cazzo, che lascia il tempo che trova. Bello, ma lascia il tempo che trova. Sarebbe carino, secondo me, se questo gioco fosse stato un survival. Cioè, immaginatevi Stray. Adesso, tralasciando il secondo capitolo, immagina, io quando è partito il gioco, vi ricordate le prime cose che ho detto? Sono state, cazzo, ma quindi dobbiamo sopravvivere, perché il gatto doveva bere. Aveva anche degli impulsi, voleva trombare. Le primi 5 secondi, ragazzi, eravamo tanto così da lasciare dei cucciolotti, da lasciare un segno su questo pianeta, e invece no. Comunque, detto ciò, sarebbe stato veramente figo se avessimo dovuto cacciare, mangiare, bellissimo. Magari mendicare il cibo attraverso il miagolio, ci davano il cibo, perché i gatti fanno questo, mendicano da mangiare. Mendicano. Ci usano. Detto ciò, sarebbe stato veramente interessante, no? E lì tutte le interazioni tra robot che cerca di essere come l'umano, che per la prima volta si approccia al gatto. Fighissimo. E invece no. Sei lì che parli con un robottino, viene fuori il dialogo, magicamente il robot si avvicina e fa «Toh, ti faccio un poncio!» Ma che cazzo, siete rincoglioniti? Che prendono il controllo del cervello delle persone. Interessante anche questo. Rimango con il gatto spara razzi. No, io ho detto un razzo spara gatti. Ti consiglio Flickers of Hope. Non sei un gatto, ma una candela. Classificato come horror per il futuro se ti ispira. Attenzione. È pur sempre un gatto già così è troppo intelligente? Quello che ho detto io adesso, troppo intelligente, o quello del gioco? Se aveva più interazioni e più abilità, sarebbe stato un gatto troppo fantasy. Ma mica, ma quello che ho detto, che cazzo ho detto di strano? Cioè, miagolare per chiedere il cibo, avere altre interazioni che non siano rovinare le pareti di casa, non è mio. Mi pare che abbia descritto un drago alato, un gatto alato che fa le fusa arcobaleno. Ho descritto un gatto, eh? Per la componente survival ci stava. Quello intendo. E che ne so cosa gli danno i robot, non so che cibo possono dargli i robot, non ne ho idea. E quella è la cosa bella, no? Il fatto di... Magari mettete... C'è il problema degli Zurk, che sono le uniche creature organiche sul pianeta. Guarda caso, il gatto che cazzo fa se li mangia? Sarebbe stato figo se i robottini gli chiedevano di mangiarsi le robe, e lui andava a mangiarsi gli Zurk. Per dire, faccio un esempio. 2 secondi, da un'idea semplice ci c'è fuori un gameplay. Anziché sparargli una cazzo di luce in faccia, perché sì, poi ho visto il trailer, il gameplay trailer, che io non avevo visto all'inizio, e a quanto pare ci avevo azzeccato, la luce che fa B12, potenziata successivamente, brucerà quegli stronzi. Spoiler, devo ringraziare il trailer della Sony. Beh, certo che se Stray fosse ambientato a Vicenza durava 30 minuti, ovvio. E tra l'altro è pure un gatto rosso, quindi dalla carne tenera. Il tuo cane, se vede un gatto, che fa? E appena finisce il giro di vaccinazioni lo scopriamo. No, nel senso che mia madre ha un gatto, vediamo un po' cosa succede.
quando portate Fortnite, settimana prossima, maratone di 7 ore, ci cancelliamo la riga del culo, bevanda energetica qua a fianco, sponsorizzata ovviamente. Una bella sedia da gamer. Prossimi giochi che porterai? Boh. Quelli che escono. Dino, quali ritieni siano le case di sviluppo più forti? Madonna. Figa, che domande mi fate. Un po' meno esistenziale. Santa Monica, adesso sto aspettando God of War, vi dico Santa Monica. La Rockstar, ovviamente. Anche se fa sempre gli stessi giochi. Nei casi indipendenti non lo so. Quelli di avete visto i trailer di Protocol? Aspetta, vediamo, possiamo vedere il trailer. Poi chiudiamo, dai ragazzi. Vi faccio vedere. Come si chiamava? Ha fatto un nuovo, fatto vedere un nuovo trailer di Callisto Protocol. Sta diventando per me il gioco, uno dei giochi più attesi. Veramente eccezionale, ragazzi. Guardate che roba. Intanto pubblicità all'altro canale. Questa è una raccolta di tutti i gameplay che si sono visti. Perché ovviamente è Dead Space. Questo ovviamente lo porteremo, lo giocheremo, non vedo l'ora, ragazzi. È un Dead Space fatto dagli stessi sviluppatori di Dead Space. È il Dead Space che volevamo, di cui avevamo bisogno, di cui la città aveva bisogno. Mi incuriosisce un botto, perché mantiene le dinamiche di Dead Space, ma si vede che ci sono dei miglioramenti, modernizzato un pelo. Vabbè, per adesso sembra una fotocopia, però aspetta un attimo. Le animazioni non sono male, c'è meno legnosità del personaggio, non sembra più che Isaac abbia, non è Isaac, ma vabbè, abbia un palo in culo. Bellissimi i nemici, graficamente spettacolare, ci sono sempre gli smembramenti. Qua forse si dovrebbe vedere una bella scena. Ecco, vedete, ci sono queste sezioni in tempo reale, credo, dinamiche, dove tu colpisci il nemico, un po' alla The Last of Us, no? Che in base a dove, a quando lo colpisci, dove lo colpisci, il nemico fa tutte delle, concatena degli attacchi, cioè, veramente figo. E quindi sono rimasto un po', ho detto, cazzo, ma porca puttana, ragazzi, sta roba qua. Perché i gameplay che hanno fatto vedere così a Muzzo sembravano una cagata, aspetta che abbassi. Però, poi a rivedere spezzettini di gameplay uno dietro l'altro, minchia. Cioè, questo mi ispira parecchio. Però non so cosa... Tutto questo per dire, questa casa di sviluppo qua, che non so che cazzo siano. Callisto Protocol, sviluppato da... Vedi se c'è scritto? Chi è che la fa? Striking Distance Studios. Striking Distance Studios. Considerando che dentro c'è il team che ha fatto Dead Space, a sto punto, ti direi anche che questo studio qua non è per niente male. Secondo me può giocarsela, se la gioca bene questa. Ma che roba. Il ragazzo che sta facendo Hill, che è uno sviluppatore, un tizio che ha creato il designer, no? Che ha creato il gioco, poi ha tirato su altri ragazzi. Quello che sta facendo Hill, l'altro gioco horror fossilizzato, cioè il cui focus sono gli smembramenti, eccetera. Anche quello non è male. Non mi ricordo la casa di sviluppo, ragazzi, perdonatemi. Poi vabbè, ripeto, Santa Monica, si spera prima o poi arrivi sto benedetto GTA 6, anche se io non lo sto aspettando, perché GTA 6 mi ha rotto il cazzo, cioè GTA mi ha rotto il cazzo, preferisco una roba se devo uscire la Red Dead Redemption, francamente. Però insomma, si è sempre lì, la Nintendo, tutti gli Zelda che devono uscire, non vedo l'ora che escano, quindi è un po' una domanda è ampia, perché insomma... Grazie, Shiver, grazie. Non cambiare mai, grazie, grazie. Quindi sembra solo una copia di Dead Space, ma molto di più. Infatti, anch'io pensavo fosse una copia, invece... C'è anche qua la stasi, sì, c'è un pezzo dove si vede la stasi. Però è diverso, perché non è prendere una roba e spararla contro i nemici, è prendere i nemici e spararla contro le robe. Attenzione, twist. E mi ha ricordato molto Bulletstorm, perché ci sono ci sono le morti creative e ricreative, cioè tu puoi crepare in mille modi, ma puoi uccidere in altrettanti modi, quindi devi probabilmente ci sarà, spero, non so se come in Bulletstorm, però vabbè, una componente di punti che magari guadagni se fai una determinata tipo di morte. Tipo, se prendi il nemico, lo spari contro delle ventole, ti dà tot esperienza. Esperienza nelle ventole.
è nell'aerodinamica. Se spari il nemico contro un filo spinato, sei un elettricista. Filo spinato, filo elettrico, sbagliato. Vabbè, avete capito. Altrimenti sei un falegname, un fabbro. Niente, sto confondendo i lavori. No, The Batman non l'ho visto. Ragazzi, io devo vedere Northman. Non ho ancora visto Northman. Io l'unico film che voglio vedere è Northman e ancora non l'ho visto. Voglio vedere quel cazzo di film. E ancora non l'ho visto. Quindi, no, a me di Thor Love and Thunder frega cazzi, perché veramente sta uscendo tanta di quella roba tutta insieme. E ovviamente Buzz Lightyear, che volevo vedere appunto il film su Lightyear. Che però, a parte che ho letto qua e là che pare faccia un po' cagare, e guarda che strano, chi l'avrebbe mai detto. Ma sono curioso di vederlo, ecco. Quindi sto aspettando che esca su Disney Plus, poi mi farò mi riprendo un po' tutto, mi riprendo ciò che è mio. Che si fotta Love and Thunder. Che si fotta amore e fulmini. E non ho visto, non l'ho visto Love and Thunder, ragazzi. Ma si vedono i Guardiani della Galassia? Cioè, a parte nel trailer. Domanda a chi l'ha già visto, senza spoiler. Ci sono un pochino, cioè ci sono un pochino di più i Guardiani della Galassia, perché l'unico motivo che mi spinge ad andare a vederlo è di vedere i Guardiani della Galassia. Sì, ma poco. Ottimo. Ottimo. A me è piaciuto molto. Per carità, può piacere, però a me non mi... Ragazzi, io ho un problema. La Marvel, lo sapete che io adoro la Marvel, i film della Marvel, io non rompo il cazzo su, sono merda di qua e di là. Per me sono belli, spegni il cervello, te li guardi, hanno miliardi di problemi, ma chi se ne frega, me li gusto. Mi è piaciuto No Way Home, per dire, anche se si basa di per sé su una storia di merda. Mi sono piaciuti tutti gli Spider-Man, me ne frega un cazzo, tutti gli Spider-Man, tutti, da quelli di Raimi a quelli con Andrew Garfield, tutti mi sono piaciuti tutti. Però ho un problema con il nuovo filone narrativo della Marvel, perché mi stanno mettendo, a parte portando alla lunga personaggi di cui non me ne frega un cazzo, ma stanno per mettere eroi che fanno cagare, che di cui non me ne frega assolutamente una ceppa di niente. Sony invece, d'altro canto, stava facendo la storia sui villain, che era molto interessante. Ad esempio Venom, ma Venom è un film che è ridicolo. Non è un film, non è da definirlo film. Venom 1, 2 devono fare pure il 3, perché a quanto pare è piaciuto talmente tanto che devono fare il 3. E anche il pipistrello, come cazzo si chiama, Morbius, che pure quello ha fatto cagare a quanto pare. Ed è un film che fa cagare a quanto pare. Quindi capite che non so che cosa stia succedendo, ma la qualità complessiva di tutto sta andando verso il basso. Io inizio ad avere una certa età, non che sia un anziano, rincoglionito, però non ho più interesse per certe cose che magari agli occhi di un ragazzo fanno brillare gli occhi, appunto, a me frega un cazzo. Quindi inizio a rivedere tutte le robe uguali, con la stessa ironia, la stessa scrittura, mi rompo i coglioni e basta. Quindi uno dice, vabbè, speriamo sulla DC. Ma no, ma neanche la DC, perché la DC è il sesto Batman che vediamo, mi sono rotto il cazzo, 400.000 volte gli stessi personaggi, 15 Joker, 13 Batman, basta, cazzo. Catwoman di nuovo, Harley Quinn di sta ceppa, e che, ma due coglioni, pure quelli. Quindi, non lo so. Tuo Spider-Man preferito qual è? Vabbè, ovviamente quello di Raimi, ma attenzione. Perché qua c'è sempre da... Lo Spider-Man preferito è quello di Raimi, quindi quello di Tobey Maguire. Mentre il Peter Parker, che mi piace di più, è quello di Andrew Garfield. Ma a mani basse per me. Molto più fedele all'universo Ultimate. Ieri ho visto un film horror di nome Master e non ho capito un cazzo. Va bene. L'unico degno di nota è Black Panther 2. Ho molto fiducia. Ma insomma, già l'uno mi ha fatto talmente cagare che non ho neanche capito. Cioè, in realtà ho capito perché l'hanno candidato all'Oscar, però siamo sinceri, potevano anche evitare di fare sta stronzata, perché ragazzi, quel film non è da Oscar mai. Mai. Cioè, perdonatemi, ma proprio no. Un giorno ho visto un mio prof uscire da un sexy shop. Ottimo. Sicuro che non era anche il gestore? Comunque non c'è nulla di male.
ad essere un professore. Devo capire perché hanno tolto Snyder dalla DC. Perché fa film di 5 ore. Semplicemente quello. Perché la DC sta rincorrendo la Marvel, ha bisogno di un prodotto veloce che fa soldi. Questo fa, sì, fa film di 7 ore e mezza. Li comprime in 3 ore e sono 3 ore dove tagliati non si capisce un cazzo. Quindi, comunque, da quello che ho visto, perché mi sono comunque visto la Director's Cut, sincero, mi fa cagare anche la Director's Cut di quel film lì, quindi non saprei. Neoblaze, grazie mille per i 7, Rot Valhalla. Comunque sì, uno dei più capaci per ora. Vabbè, bestiace. Allora, facciamo una bella roba. Noi domani alle 21.30 ci siamo. Ci siamo con... non mi ricordo. Cos'è che c'è domani? Boh. Chi lo sa? Chi lo sa? Forse c'è Stray. C'è Stray? Non lo so. Aspetta che vado a vedere su Discord. Poi venerdì vi ricordo che non c'è la live. E... vediamo un po'. C'è Stray? Ok, perfetto. C'è Stray. Quindi domani siateci che c'è la storia del gatto. Oddio, mi è sparita la visuale, non vi vedo più, eccomi. C'è la storia del gatto, siateci, contempliamo la meraviglia del buchino peloso di questo caro e simpatico amico, mentre che scappiamo dai mostri e aiutiamo i nostri amici robot. Fate i bravi, fate i buoni, spero che vi siate divertiti in questa poco horror serata. Mercoledì comunque c'è Cry of Fear, continuiamo, lo continuiamo e vediamo forse di finirlo, anche se siamo solo a metà. Io questa frase me la incido, non è che me la tatuo, me la incido, proprio mi scarnifico la schiena e mi incido siamo solo a metà sulla schiena. Frase veramente trascendentale. Fate i bravi, fate i buoni, vi voglio bene bestiacce, grazie veramente per il supporto. Stasera eravamo anche in tanti, nonostante il caldo, nonostante la stanchezza di tutti quanti noi. Io vi ringrazio per la compagnia che mi fate. Ovviamente ringrazio io, ma ringrazio anche Andrea. E niente, ci vediamo domani. Stay tuned on YouTube, because in that section of the internet will be something interesting that maybe you can enjoy with all your family and your parents and blah blah blah. Bye, thank you very much.